Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora parliamo ancora del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, dell'assalto web che c'è stato ieri nei confronti della Presidente della Camera, Laura Boldrini, e del caso aperto, che l'assalto mediatico da parte del Movimento 5 Stelle c'è stato perché sul blog di Beppe Grillo, come tutti sanno, lo avete visto anche dalle edizioni del telegiornale, anche dall'ultima edizione del telegiornale. È stato postato sul blog di Grillo un video in cui si diceva che cosa fareste se foste in macchina con la Boldrini e naturalmente da qui c'è stata una ridda di messaggi, di post di tutti i tipi, tutti di stampo volgare e sessista alla fine. È giusto usare questa parola. Allora, che cosa significa questo? Naturalmente poi Grillo ha fatto togliere questo video dal blog, restano la richiesta di dimissioni della Boldrini e delle parole molto dure, è stato tolto però questo video, ma oggi in un'intervista alla stampa una deputata del Movimento 5 Stelle dice sì, però Grillo lo sapeva che cosa sarebbe successo. Quindi insomma c'è anche il segno che non tutti gradiscono questa escalation. Cercheremo di analizzarla anche negli aspetti mediatici, perché li abbiamo visti di più in televisione, nei talk che erano stati sempre disertati, di Battista le invasioni barbariche, di Maiola, Giulia Sarti da Santoro. Ieri qui a Omnibus c'era Michele Giarrusso, senatore 5 Stelle, quindi l'avete anche potuto vedere, e quindi parleremo anche di questo aspetto, oltre naturalmente al ritorno in scena al comizio di Silvio Berlusconi, ritorno anche al fondotinta. Vi presento i nostri ospiti di oggi, che sono Malcolm Pagani del Fatto Quotidiano, buongiorno, che è l'esperto di televisione e cultura del Fatto Quotidiano. Poi c'è Lina Palmerini del Sole 24 Ore, che è anche Buongiorno. quirinalista e quindi ci darà una mano, perché ieri altro protagonista degli attacchi è stato Napolitano, però in questo caso di Berlusconi. Poi Paolo Cirino Pomicino, che tutti conoscono, è stato Buongiorno. ministro e ci farà il confronto con la Prima Repubblica. Poi in collegamento da Bologna c'è Elisabetta Gualmini, che è la presidente dell'Istituto Cattaneo. Buongiorno e bentornata a Omnibus, e che è anche l'autrice, Elisabetta Gualmini, Buongiorno. del libro, di uno dei primi libri e più approfonditi sul partito di Grillo. Si chiama proprio Il partito di Grillo, scritto insieme a Pier Giorgio Corbetta, e quindi ci aiuterà a valutare le metamorfosi anche rispetto a quando è stato scritto il libro. E poi c'è Federico Sarica, che è il direttore di Rivista Studio, una raffinatissima rivista di carta, ecco, in collegamento da Milano. Buongiorno anche a Buongiorno a Sarica. tutti. Allora, io vorrei cominciare proprio da Elisabetta Gualmini. Non so se mi sente. A posto il collegamento? Sì, Sì. sento benissimo. Allora, Buongiorno. buongiorno. Vorrei partire Sì. proprio diciamo dall'ultimo episodio, da questi attacchi a Laura Boldrini, dalla modalità dell'attacco, di cui poi forse Grillo si è pentito, non lo sappiamo. La deputata Pinna dice di no, che era previsto, e segnalo, prima poi di dare finalmente la parola a Elisabetta Gualmini, che la Boldrini in un'intervista a Repubblica dice: mi hanno ferita ma non ho paura, questo è un attacco alla democrazia. Allora, Gualmini. Sì, sono assolutamente attacchi inqualificabili, quindi del tutto inaccettabili, e penso che Grillo abbia fatto una sorta di autogol, perché sa benissimo che gettare in pasto alla rete valutazioni e richieste di giudizi di questo tipo, insomma, poi salta davvero fuori il peggio del peggio, e quindi si è poi affrettato a togliere le frasi più inopportune, per cui un attacco violento davvero insopportabile. Detto questo, nel mondo di Grillo c'è anche questo, cioè c'è l'attacco alle cariche appunto più alte delle nostre istituzioni, e quindi la Presidente della Camera è una figura che certamente è sempre stata sotto i riflettori e ampiamente criticata dal Movimento 5 Stelle, per cui probabilmente i toni si sono alzati
e quindi insomma sono un po' sfuggiti di mano. Ecco, devo dire però bisogna forse avere uno sguardo più di sistema, insomma sicuramente si è assistito ad una escalation di, anche di violenze, di aggressività da parte dei parlamentari a 5 Stelle, ma voglio dire all'interno di un percorso che continua ad essere secondo me molto simile in realtà alle origini, cioè questo è un movimento che è sempre stato antisistema, profondamente anti-establishment, si è impossessato degli strumenti dell'opposizione parlamentare. Certamente c'è stata una deriva molto aggressiva in tutto ciò, ma continuano a fare il loro mestiere e a lottare contro le cose per cui sono nati, insomma. Ecco, che poi questo li porti a perdere consenso dal punto di vista dell'elettorato, insomma, su questo io ho molti dubbi, perché pensiamo che anche solo, insomma, si dice, l'interpretazione più comune è che il Movimento 5 Stelle si è tagliato fuori dal dibattito sulla riforma elettorale, quindi sta cercando di riacquisire visibilità e di rialzare la testa. Sì, c'è anche questo, ma attenzione che visto da fuori non è che la legge elettorale, questo, diciamo, questa scossa che il sistema politico ha dato sia sufficiente per accontentare i cittadini che guardano, cioè il governo continua a perdere consensi, i partiti hanno toccato proprio in queste settimane il loro minimo storico e purtroppo non basta la legge elettorale. Ecco perché Grillo continua ad essere alto, io ho visto sondaggi in cui viene dato anche al 23%, perché ci sono persone che ancora non credono nelle capacità di PD e PDL o Forza Italia e come ad oggi si chiamano, di fare effettivamente delle cose. Quindi questo è un problema per Renzi in questa fase, mi sembra, potrebbe essere, cioè che l'insidia più grande viene effettivamente dal Movimento 5 Stelle, a parte il fatto che non c'è una campagna elettorale fino a quella delle europee, no, c'è la Sardegna per la verità. Però la professoressa Guelmini, Paolo Cirino Pomicino, diceva una cosa interessante. Allora, attenzione, perché i giornali in realtà sono pieni di analisi che dicono autogol dei grillini, spaventa questo tipo di strategia, l'abbiamo chiamata escalation perché ogni giorno sembrano alzare un'asticella, anche se forse è il momento più alto, diciamo, più di tensione, è stato quelle immagini che abbiamo visto in Parlamento. Però, dice Elisabetta Guelmini, in effetti non è detto che sia così e ci dobbiamo fidare naturalmente di queste rilevazioni. Lei che ne pensa? Con tutto il rispetto della professoressa, io fido anche del mio antico fiuto, ma concordo con la professoressa, perché un'Italia in crisi drammatica come quella di oggi, la violenza non sempre fa perdere voti. Io ricordo di aver detto sin dall'inizio della nascita del movimento di Grillo che se c'era un vantaggio che andava riconosciuto a Beppe Grillo era che quello che istituzionalizzava il disagio, non lo lasciava fuori dal Parlamento, evitando cioè che quel disagio potesse essere terreno di cultura di violenza che l'Italia ha già conosciuto. Mi riferisco al terrorismo naturalmente. Però questo vantaggio, se poi porta un disagio, lo porta nelle istituzioni e fa una violenza verbale e una violenza di comportamenti, quello che è accaduto alla Camera dei Deputati lo si è visti altre volte, ma nei parlamenti orientali, dove la democrazia non è che sia proprio il meglio del meglio, beh, questo naturalmente crea grandi problemi, non tanto sul terreno dei voti del Movimento 5 Stelle, anche se, professoressa, questo Paese ha una certa saggezza per cui dinanzi alle violenze, dinanzi a un modo di comportarsi dove c'è insieme sempre turpiloquio, insulto e assolutamente violenza verbale, alla fine anche quelli che soffrono in questo momento la crisi dovranno e si faranno una sorta di outing, di autocritica. Devo però aggiungere una cosa, che a questa violenza verbale di Grillo si aggiunge la inesperienza totale della guida delle assemblee. E insomma, io ho vissuto il filibustering,
negli anni passanti. Abbiamo fatto il filibustering sul divorzio, sull'aborto, all'epoca ancora di più a livello della NATO, parliamo adesso alla metà del secolo scorso. Ma c'era un principio generale: chi attivava l'ostruzionismo, le sedute erano 24 ore su 24, notte e giorno, giorno e notte, notte e giorno. E la conferenza del capigruppo, dinanzi a un decreto, metteva comunque il termine nel momento nel quale scadeva il provvedimento. Non avendolo fatto, non mi sembra siano state sedute notturne in continuazione 24 ore su 24, la ghigliottina, così come la si è chiamata, è stato un dato improvviso che naturalmente dinanzi a un movimento che vive di turpiloquio, di violenze e di quant'altro. Beh, c'è poi è stata una forzatura oggettiva, perché solo per il fatto che non esiste nel regolamento della Camera, questo è un po' il leitmotiv dei grillini che difendono il loro comportamento, esiste, diciamo, come interpretazione esiste al Senato ma non alla Camera, e soprattutto non era mai stata usata, quindi forse anche questo andava fatto nella conferenza dei capigruppo, nei quali si sarebbe dovuto dire che entro la mattinata del giorno in cui il decreto legge scadeva bisognava chiudere il dibattito e procedere alla votazione. Cioè andava fatto prima, certo, c'è un problema di gestione. Facendo naturalmente, non stroncando il dibattito, ma facendo sedute diurne, mattiniere, notturne, 24 ore su 24, come accadeva nel passato. Io ho passato notti intere, è vero, a livello di Montecitorio, perché eravamo presenti quando Pannella e i radicali facevano il filibustering, e non solo loro. Quindi c'è anche, diciamo, questa inesperienza delle due Camere, con grande rispetto parlando, perché naturalmente nessuno è esperto di tutto sin dall'inizio, che forse avrebbe potuto mitigare, però questo non giustifica assolutamente il comportamento, anche per quello che è accaduto, che è ancora più grave, nella Commissione Giustizia, quando in realtà sono state assalite le deputate del Partito Democratico con epiteti proprio da vicolo, lasciatemi dare un'espressione napoletana. Questo è intollerabile, e a mio giudizio la Presidenza della Camera e l'Ufficio di Presidenza dovrebbero assumere provvedimenti gravi nei riguardi di alcuni deputati. Quindi delle sanzioni sono state comunque minacciate. Allora, chiedere anche a Marco Pagani che cosa pensi, intanto se si può parlare di una deriva sessista, proprio mettendo insieme questi episodi, le minacce alle parlamentari del PD e la vicenda Boldrini. Però segnalo che il Fatto Quotidiano ha un editoriale, proprio un corsivo in prima pagina, molto duro, molto critico nei confronti del Movimento 5 Stelle, verso il quale insomma avete comunque il Fatto Quotidiano non ha un atteggiamento particolarmente critico normalmente, invece in questa volta evidentemente il direttore ha sentito la necessità di prendere le distanze in modo molto forte, si intitola questo corsivo disgustoso e demenziale. E ne leggo un pezzetto: cosa fareste in auto con Boldrini? Non è una frase scritta sul muro di qualche vespasiano, ma la domanda postata sulla pagina Facebook di Beppe Grillo e rilanciata sulla pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle. Inevitabilmente un quesito del genere ha suscitato vivo interesse nelle fogne della rete, con i risultati che lasciamo immaginare. Solo nel pomeriggio lo staff ha cancellato, e poi dice le scuse, Grillo dovrebbe scusarsi pubblicamente, chissà se lo farà mai, le scuse dovrebbero essere rivolte anche a quei 9 milioni di persone che hanno votato 5 Stelle, non certo per vedere trasformata la loro passione civile nel più volgare torpiloquio. Lo leggo perché naturalmente è particolarmente significativo che venga dal tuo giornale, no, Marco. Volevo dire che il Fatto Quotidiano, benché sia stato descritto come appunto il megafono di Grillo da commentatori che avevano interesse a descriverlo come questo, mi sembra un giornale che ha semplicemente ascoltato qual era la proposta di Grillo, come ha fatto. No, ma non ho parlato di megafono. No, ovviamente non hai parlato di megafono, però voglio dire, è un po' solito questo giochino, non da parte tua, ma in generale dell'informazione, per cui se tu dai spazio a un partito che in altri quotidiani è descritto appunto non da oggi, non da ieri, non dalle intemperanze di questa settimana, ma come una sorta di un'accolita di ubriaconi e allo sbando, capaci solo di urlare vaffanculo nelle piazze, eccetera. Abbiamo cercato di avere un atteggiamento diverso, di ascoltare cosa avesse da dire Grillo. Detto questo, e detto che ovviamente non si può far assurgere qualunque decerebrato del web a caso nazionale, perché è evidente, voglio dire, succede nel piccolissimo giornalista che mette il suo articolo nel blog,
l'anonimato, voglio dire, un vecchissimo e anche banale discorso, regala al compulsatore di tastiera uno spazio enorme, un oceano in cui esprimere livore, frustrazione, rabbia, puro gusto dell'insulto, metti tu quello che vuoi, e quindi è ovvio che è molto discutibile, grave, quello che vuoi, mettere un post sul sito ufficiale di Grillo, però poi questa fluidità insondabile della rete porta a cose come queste. Fatto un passo... lo sa, cioè chi lo mette, no, ma è chiaro in sito, che... lo sa. Ma è chiaro che è stata una cosa sciocca, stupida, inqualificabile, eccetera. Detto questo, però, se vogliamo parlare di cose serie, perché poi altrimenti siamo sempre a osservare un particolare molto spiacevole, ma non dirimente rispetto a quello che sta accadendo in questi giorni, mi volevo riallacciare a quello che diceva la professoressa, semplicemente per dire che non solo... non solo, diciamo, c'è un disinteresse, secondo me, da parte di chi ha votato Grillo rispetto a questo tipo di discussione, l'idea di essere iconoclasti, di devastare quel che rimaneva dell'attuale classe dirigente, penso che sia assolutamente in linea con diciamo, le aspettative di chi ha scelto di fare tabula rasa di non una precedente esperienza, ma diciamo, non neanche di un ventennio, ma oserei dire proprio di un mezzo secolo di vita parlamentare, di liturgie che a vario titolo hanno prodotto governi pessimi, decenti, interessati al bene del paese e altro, e quindi nella palingenesi prospettata, cioè ovvero ricominciare da zero con altre regole, eccetera, eccetera, questo credo che per chi ha votato Grillo questo non sia altro che il circo a cui si aspettava di assistere, ecco, quindi non genera un fenomeno di delusione, ecco, poi magari no, subentra la saggezza di cui parlava Cirino Pomicino, però... Nelle elezioni locali il partito dei 5 Stelle ha avuto un crollo permanente. Questo è vero. Ecco, quindi voglio dire, anche i sondaggi rispetto a quello che hanno ottenuto, lo dico alla professoressa, aveva il 25%, oggi... ci dice il 21, ci dice il 22, ci dice il 23, comunque qualche punto lo hanno perduto. Ma innanzitutto negli enti locali, il che dimostra che quando si va a fare le elezioni regionali o le elezioni nelle grandi città, non sempre... Beh, in Sardegna non si sono presentati, questo elemento qui. In Sardegna poi addirittura hanno fatto qui, forfè, però... ecco, hanno dato forfè. No, Elina Palmerini. Prego. No, ma infatti ero... d'accordo con quello che diceva Cirino Pomicino. Cioè, il punto è che questa tecnica extraparlamentare, perché loro sono arrivati nelle istituzioni, ma in realtà continuano ad essere un movimento di piazza. Cioè, non si capisce per quale motivo, e arriverà questo nodo, cioè, non si capisce per quale motivo sono in Parlamento. Cioè, prima o dopo anche gli elettori si chiederanno per quale motivo sono lì e che cosa stanno a fare lì. È verissimo che la legge elettorale non risolve le frustrazioni dei cittadini, degli italiani, ma è vero anche che chi ha votato Grillo vorrebbe vedere qualcosa di più che un insulto, perché un insulto si può fare anche da fuori, il problema è stare dentro e stare a fare che cosa. Faccio soltanto questa obiezione, però l'ostruzionismo e le tecniche di ostruzionismo così pesanti e la difesa che loro stanno facendo di questa pratica è per dire noi attraverso l'ostruzionismo, poi sentiremo come l'ha spiegato anche il vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle Di Maio, noi riusciamo a opporci in modo molto più forte e più efficace rispetto agli altri. Sì, ma poi senza risultato. È stato sì, dice, senza ma hanno dovuto risultato. Fare la tagliola, ecco. Sì, ho questo capito, però faccio fino in fondo. Questi sono ragionamenti, appunto, ragionamenti così teorici. Poi alla fine chi ha votato Grillo vuole dei risultati diversi, non gli interessa se arriva la tagliola o non arriva la tagliola. Cioè, e infatti io credo che questi acuti di questi giorni, gli insulti e tutto quanto, rivelino proprio un momento di difficoltà di Grillo. Cioè è arrivato un po' il nodo al pettine, cosa ci stiamo a fare dentro il Parlamento. Cioè, io ho sentito, diversi parlamentari del 5 Stelle dire ma non è vero la cosa della riforma elettorale, non è vero che siamo in difficoltà, noi abbiamo presentato una proposta di legge. Vabbè, ma il Parlamento, lo sa Cirino Pomicino, è pieno di proposte di legge, il problema è portarle avanti. Allora, già c'è stato il rifiuto di entrare nel governo e quello si può capire, però il fatto di non
partecipare in maniera costruttiva al cambiamento di qualcosa non li porterà lontano e sento anche i cosiddetti dissidenti del 5 Stelle, anche sulla vicenda per esempio di Napolitano e dell'impeachment, dire sì, vabbè, ma queste cose a cosa servono? Cioè, da noi si aspettano magari dei provvedimenti sul lavoro, che facciamo una battaglia sull'occupazione, sulle questioni economiche, tutto questo non anche c'è. Anche perché lo stesso Grillo ha detto poi l'impeachment, lo sappiamo che non va avanti, ovviamente non ci sono i numeri. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, chiedo scusa a Sarica, ma ritorniamo subito dopo con lui, a fra poco. Allora, di nuovo in onda, Federico Sarica, a proposito di Grillo, dell'escalation ieri di questo episodio grave degli attacchi a Laura Boldrini sul web, degli attacchi sessisti, e a proposito in generale di quest'ultima fase del Movimento 5 Stelle, i giornali sono pieni di editoriali allarmati. Allora, non so, c'era sull'Unità Ciliberto che diceva democrazia malata, ieri c'era Ezio Mauro su Repubblica con le ceneri, Scalfari oggi dice proprio bivacco di manipoli, e poi c'è Augias che dice le nuove tenebre. Vorrei chiederti se la Boldrini stessa dice c'è l'emergenza democratica, allora vorrei chiederti se vedi questo clima effettivamente un aspetto emergenziale nelle scelte che sta compiendo, nel modo di porsi di questo movimento. Ma io sinceramente sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Pagani, non vedo una grossa differenza da quelle che erano le premesse e le promesse del Movimento 5 Stelle un anno fa. Piuttosto, allacciandomi a quello che stai dicendo tu, faccio notare che questi gridi di allarme della democrazia in pericolo improvvisamente arrivano dagli stessi posti da cui non più tardi di 10-11 mesi fa arrivavano appelli di intellettuali a abbracciare questa nuova democrazia, ad abbracciare il Movimento 5 Stelle, a flirtare con questa nuova protesta di queste fantomatiche parti della società civile. Io credo che ci sia stato e continua a esserci un grosso problema di non comprensione di che cos'è Grillo e di che cos'è il Movimento 5 Stelle. È un movimento assolutamente antisistema dal primo giorno e continua a esserlo. Chiaramente poi ha imbarcato, anche lì, l'elettore Beppe Grillo, l'elettorato del Movimento 5 Stelle sarà deluso o non sarà deluso. Non esiste un elettorato del Movimento 5 Stelle, credo io, ne esistono di più. È un movimento che ha raccolto la delusione di molti che arrivavano dalla politica e hanno deciso di non dare più la loro fiducia alla politica e quindi rifugiarsi nell'antipolitica, e poi è composto da un'altra parte che questa sfiducia nella politica ce l'ha da sempre. Quindi in questo momento credo ci sia un'accelerazione, vuoi strategica, vuoi data dalla circostanza dei fatti, perché magari nel momento in cui la politica inizia a fare le cose, allora il Movimento 5 Stelle sceglie di investire sulla parte più profondamente antipolitica del proprio elettorato, che fra l'altro può andare a recuperare effetti di elettorato nell'astensione ancora grossa. Quindi io credo che non lo so se c'è o se non c'è un allarme democratico. Se c'è oggi, c'era sicuramente anche un anno e mezzo fa. Questo è il grosso punto. Fa abbastanza sorridere me, ma non solo me, che appunto dagli stessi giornali da cui si leggevano gli appelli al Movimento 5 Stelle per mettiamoci insieme il governo del cambiamento e tutto, adesso arrivano questo tipo di allarmi sulla democrazia e tutto. Io credo che c'è. Però insomma, forse quegli appelli erano per farli entrare in una logica parlamentare. Loro ora sono, la differenza è questa, che loro sono in Parlamento adesso. Beh, ma no? Vuol dire. C'erano già entrati in Parlamento quando c'erano gli appelli, era per chiedergli delle responsabilità di governo. Sì, secondo me, a Bersani, a Letta. Sì, però secondo me voleva non aver totalmente capito allora che cos'è il Movimento 5 Stelle e chi lo vota, e a maggior ragione non so se veramente scoprirlo oggi in buona fede o in mala fede far finta di scoprire oggi che non è quello che si pensava. Quindi io credo questo. Allora, io capisco, concordo anche, però
Il periodo di cui parla il professor Serica è stato un periodo in cui non c'erano questi attacchi così violenti. Non come quelli che abbiamo visto sulla rete sulla Boldrini, né contro Napolitano. Anzi, mi ricordo che in un periodo c'è stata anche una sorta di tregua, di pace con Napolitano. Quindi il problema ce ne sono state tante, perché è un movimento estremamente umorale che segue dei percorsi, ha ragione lei, imprevedibili, perché è umorale, cioè in un momento di difficoltà come questo. Lo era ieri e lo è oggi. Ecco, il blog di Beppe Grillo è sempre stato così. Sì, è sempre Chi stato l'ha così. Letto? I commenti del blog di Beppe Grillo sono così da un po' di anni, cioè bastava evidentemente leggersi il blog di Beppe Grillo. È nell'interfaccia con le istituzioni in modo ravvicinato. Un conto era quando erano fuori, un conto quando sono poi entrati, no? L'occupazione non ci poteva essere prima dell'ingresso in Parlamento, l'occupazione. Con che parole d'ordine erano quelle? Entra il Movimento 5 Stelle in Parlamento, non andiamo e facciamo l'accordo con SEL o facciamo l'accordo col PD. Ma siamo contro tutti. Se Alfano è simpatico o no. Andiamo e facciamo tavolo raso, ovviamente. No, e c'era proprio la metafora, la scatola del tonno. Apriamo il Parlamento come una scatola del tonno. Non li stiamo né giustificando né difendendo, stiamo solo dicendo che è sempre stata questa cosa, secondo me, molto negativa che vediamo oggi il Movimento 5 Stelle. Fa specie che lo si scopra oggi. Scopra oggi, professore. Probabilmente c'era legittimamente una speranza che, parlamentizzando questo tipo di movimento, nonostante avesse quelle radici, la vita parlamentare in qualche maniera lo faceva diventare soggetto politico e non lasciarlo nella palude del movimentismo urlatore e insultante. Questa è una speranza che peraltro in altre epoche è avvenuto, anche per movimenti altrettanto populistici o qualunquistici. Io vorrei sentire la professoressa su questo, anche perché appunto dicevamo se c'è stata un'evoluzione, un cambiamento, se hanno ragione Sarica e anche Malcolm Pagani che dicono in realtà chi lo scopre adesso forse è addirittura in malafede, diceva Sarica questo. Prego, professoressa. Sì, dunque, innanzitutto io non voglio assolutamente far avanzare un atteggiamento benevolo, nei confronti degli attacchi alla Boldrini e di quello che è successo in Parlamento, assolutamente ci saranno delle sanzioni ed è giusto che ci siano. Però, attenzione, diamo uno sguardo di tipo organizzativo, cioè questa è un'organizzazione, una forza politica che è nata da pochissimo, è nata ieri, si è ritrovata con più di 160 parlamentari appunto alle scorse elezioni ed è del tutto evidente che non c'è omogeneità tra loro, nel senso che come in tutte le organizzazioni grandi e che per di più non nemmeno troppo rodate, ci sono i gruppi più estremi, ci sono quelli che non conoscono nemmeno l'ABC, io penso, del funzionamento anche delle regole all'interno appunto dell'assemblea parlamentare, così come stanno emergendo invece delle leadership naturali, le abbiamo viste, di persone forse più competenti, più adatte a presentarsi anche davanti al pubblico. Abbiamo visto un mutamento nei confronti dei media, perché cominciano a frequentare le TV mentre prima questa cosa sembrava essere proibita. Quindi ci sono delle evoluzioni assolutamente fisiologiche di tipo organizzativo dentro ad un movimento che è nato da poco e che si è ritrovato con un successo molto superiore alle aspettative. Quindi lo stesso Grillo fa fatica in un certo senso a controllarli, ma in questo, quando ha visto che la situazione era sfuggita di mano in Parlamento e anche Casaleggio ha detto ma non esiste che in Parlamento ci si comporti in questo modo, subito si è precipitato a Roma e ha detto calma ragazzi, cercate di rientrare nei ranghi, perché sono io che da fuori appunto posso permettermi di fare certe cose, certo non voi. Ma alcuni tratti rimangono gli stessi.
stessi, cioè non pensiamo che il Movimento 5 Stelle diventerà una forza parlamentare e poi di governo, anche se rimanesse al 10-15%, farà il movimento di opposizione la sentinella in Parlamento. Come è noto, non ha una classe di politici a livello locale e regionale che ancora consenta questa forza di essere competitiva, quindi è del tutto naturale che sfuggano o che abbiano esiti fallimentari nelle elezioni subnazionali. Tra l'altro, voglio dire, anche i partiti di centrodestra hanno sempre avuto delle difficoltà a livello locale e regionale, mentre i punti di forza sono sempre stati appunto la lotta antisistema a livello nazionale, soprattutto in un periodo di antipolitica a livelli massimi, e poi l'euroscetticismo, e quindi il vero test sarà appunto la campagna e poi gli esiti a livello europeo. Quindi io non mi aspetterei delle metamorfosi in senso appunto dialogante e di governo. Fanno il loro mestiere dall'inizio alla fine, se non che in grandi organizzazioni che ancora si devono normalizzare è evidente che capita di tutto. Escono, ci sono quelli che scappano, ci sono delle tensioni e alcune molto più gravi di altre. Allora, a proposito, lo citava la professoressa Gualmini, lo dicevamo anche all'inizio, si sono visti di più in televisione. Allora, abbiamo preparato un piccolo contributo con l'intervista di Alessandro Battista, alle invasioni barbariche, e poi Luigi Di Maio invece da Santoro a Servizio Pubblico, se lo possiamo mandare in onda. Renzi contro Di Battista, ci si vede? Beh, non sono così banale come lui, però credo che con il gruppo parlamentare, insieme ai miei colleghi, io sarei all'altezza, tranquillamente. È stato all'altezza. In cosa lo trova banale Renzi? Ma proprio, insomma, è una persona molto falsa, una persona. A parte è un condannato in primo grado, lei non vuole che le dica queste cose, però. No, no, ma le dica pure, però sa, se sono cose che si spiegano molto bene nella loro complessità. Sta con il PD. E ci mettiamo tre quarti d'ora, oppure suonano un po' come degli slogan. Veloce, non facciamo slogan. È una persona che a me non mi convince. Non perché? Mi convince perché c'ha un faccione falso. Il faccione, dai, sì, non siamo lombrosiani. Il faccione. Un faccione falso, che mostra lei in televisione. Crede nelle facce, quindi? Beh, ogni tanto ci si può anche sbagliare, però tendenzialmente credo negli occhi delle persone. È una reazione. Alla Presidente Boldrini avevo detto più volte che se si tappa la bocca e si sopprimono i diritti delle opposizioni, le opposizioni reagiscono. E io sono preoccupato del fatto che lei è in buoni rapporti col presidente Boldrini, cioè, ma diciamo ci incontriamo nelle riunioni che a cui entrambi partecipiamo, io da vicepresidente della Camera e lei da presidente. E io sono preoccupato del fatto che quando si sopprimono i diritti delle opposizioni, le opposizioni reagiscono, ma il conflitto politico di questo paese si trasferisce anche fuori dal Parlamento. Invece noi dobbiamo fare in modo che vengano garantiti i dibattiti nelle commissioni e in Parlamento per permettere al Paese di riconoscersi in quelle forze politiche. Il problema è che questi strumenti ostruzionistici, così vengono definiti, prima il PD, che faceva l'opposizione e che aveva il doppio dei nostri parlamentari, le ha usate pochissime volte. Quante leggi ad personam di Berlusconi potevano saltare utilizzando strumenti ostruzionistici come quelli che utilizziamo noi e che abbiamo scoperto quando siamo arrivati alla Camera? Allora, Malcolm Pagani, intanto queste due pillole televisive. Sono molto diversi. Mi sembra che Di Battista, come dire, abbia un non tanto nascosto compiacimento per quello che dice e per come lo dice. Si piace. Si piace, detto anche che condannato non è uno slogan, è un dato di fatto, ma insomma voglio dire si piace moltissimo e gigioneggio, per usare una parola brutta come divisivo, ma insomma voglio dire, ecco, mi sembra che Di Maio insomma abbia un altro profilo, sia più pragmatico, più concreto. Però è interessante che Di Battista si pone come quello che potrebbe fare l'anti-Renzi, Lina Palmerini, cioè dice potrei essere il candidato premier. Ieri Giarrusso a Omnibus ha detto sì andrebbe bene Di Battista, naturalmente, però noi pensiamo ad altro. Non a queste cose. Ma non lo so, se usa gli argomenti che ha usato alle invasioni barbariche, cioè non mi piacciono gli occhi, non mi piace la faccia, non lo so, insomma, se potrà essere così efficace. Io non l'avevo visto.
No, mi ha colpito molto insomma, sentire che le obiezioni politiche non c'erano, c'erano delle obiezioni, non so, estetiche, oppure sembravano insomma, quelle riunioni tra amici e amiche quando si parla male di un altro che è appena uscito, che non mi piace la faccia, è un falsone, ma non mi pare un piano proprio politico, mi pare un piano un po' anche infantile, diciamo. Ma è tutto il movimento che ha un eloquio infantile pieno di affermazioni apodittiche, prive di argomentazioni, cioè è l'esatto contrario di quello che è una forza politica. Certo, mi si dice, ma è stato sempre così, e quindi ha ragione il professore Seri, benissimo, lo abbiamo sempre immaginato che fosse così, però abbiamo sempre immaginato che processi evolutivi avvengono nella natura umana e in particolare nelle istituzioni, e quindi il contesto avrebbe dovuto attivare un minimo di evoluzione, pur restando un partito di opposizione e anche di opposizione dura. Mi sembra che, con tutto il rispetto parlando, quello che colpisce rispetto agli altri, le interviste di Maio e di Battista, è che parlano in italiano. Questa è una differenza. Vabbè, allora Sarica, chi può essere anti-Renzi? Di Battista può essere l'anti-Renzi del 5 Stelle se in una competizione elettorale? O invece Di Maio, che forse comunque invece un argomento politico lo usa, perlomeno cerca di dimostrare che l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle ha un'efficacia a differenza di altri. Poi che questo, in realtà le leggi sono passate finora, anche quelle tutte con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, però questo messaggio forse riescono a farlo passare, può essere un'insidia. Userei una battuta, direi che chi sarà il candidato premier lo deciderà la rete, fra Di Maio e Di Battista, non sappiamo. Però è una novità vedere che loro dicono, non infatti, è mai stato detto infatti, in questi termini. Infatti volevo arrivare lì, al di là di chi sarà dei due, la novità vera di questi giorni è questa, cioè la fine dell'uno vale uno. Questa è una dimostrazione plastica di quello che è stato l'effetto di Matteo Renzi nel paese. Stanno tutti cercando l'anti-Renzi, da Grillo a Berlusconi. Abbiamo avuto Di Battista che fa le invasioni barbariche con i suoi occhi luccicanti sfida Renzi dicendo che non gli piace il suo faccione, che è un argomento stupido infantile, che è lo stesso argomento stupido infantile che tu senti al bar. Non gli piace la faccia di Renzi, non gli piace l'atteggiamento, quindi funziona su un certo tipo di elettorato. Abbiamo avuto ieri Silvio Berlusconi che si fa alzare Toti e lo presenta alla platea sarda, abbiamo avuto ieri Berlusconi che ha detto non voglio rottamare nessuno, cioè abbiamo Berlusconi che usa il termine rottamare, abbiamo appunto Beppe Grillo che manda avanti le sue facce allora, più giovani. Allora scusami, ti devo interrompere perché sì, L'avevamo preparato questo Berlusconi che fa alzare Toti. Va bene, cioè, hai preceduto, secondo me si tiene, hai visto? Voglio dire io. Che al di là delle risse di tutto, si tiene tutto questo discorso, cioè l'effetto di Renzi nel paese in questo momento è questo, le altre due forze grandi che sono Forza Italia e il Movimento 5 Stelle stanno cercando il loro anti-Renzi. Quindi una leadership personale, quella di Grillo appunto è diversa, però vediamo il contributo di Berlusconi. Ho letto stamattina, Maretta, acqua alta, acqua bassa, questo protesta di qui, rottamazione. Ho chiesto a un mio amico che da 22 anni lavorava in Mediaset di venire a darmi una mano, ha rinunciato a uno stipendio altissimo come tutti quelli di Mediaset e ve lo presento, eccolo, dov'è? Ecco, alza, fatti vedere, no? Bravo Giovanni. Si chiama Giovanni Toti. È venuto per amor mio, ma voglio precisare che non siamo due gay. Non abbiamo dubbi. E avete visto che cosa è venuto fuori? Non vogliamo rottamare nessuno. Perché? Perché se c'è, e questo scusate è un fatto eccessivo che dico, ma se c'è qualcuno che nei 50 e oltre anni della sua carriera come imprenditore e come uomo di Stato ha sempre avuto
totale ed assoluto rispetto di tutti e totale ed assoluta vicinanza e amore per i propri collaboratori e amici, questo signore si chiama come mi chiamo io. Allora, eccoci, avete visto, ecco qui, Sarika sarà contento perché l'abbiamo fatto vedere. Allora, questo però volevo chiedere alla professoressa Gualmini se appunto c'è la ricerca di un... se ha ragione Sarika che è finito l'uno vale uno e quindi c'è la ricerca del leader dell'anti-Renzi anche nel Movimento 5 Stelle. Ma non ne sono così sicura. Tra le altre cose, Di Battista insomma si è già pentito di aver abusato della TV e quindi ho letto che ha dichiarato che per un po' si astiene appunto perché la TV allontana dalla realtà, quindi tentenna un po'. E ha ragione Lina Palmerini quando dice che obiettivamente non ha tirato fuori nessuna idea politica che sia una, mentre per esempio Di Maio quantomeno ha inanellato insomma un ragionamento di tipo politico. Ecco, può essere insomma che si arrivi anche lì ad una scelta di figure di primo piano. Penso che adesso la preoccupazione di Grillo sia quella di selezionare per esempio con maggiore rigidità con maggiore attenzione le candidature per le europee. Per esempio ha detto che i candidati devono assolutamente parlare le lingue straniere, che anche qui mi sembra un po' l'ABC. Per cui insomma sì, c'è questo effetto spiazzante di Renzi e quindi la ricerca di personalità forti. Io penso che in realtà dentro a Forza Italia l'anti-Renzi sia assolutamente ancora Berlusconi, come tra l'altro ha detto lo stesso Toti, ma questo è un processo più strutturale delle nostre democrazie, cioè la leadership conta sempre di più nella famosa democrazia del pubblico e i partiti, che piaccia o non piaccia, sono strutture al servizio delle facce, delle idee e delle gambe del leader. Però ecco, secondo me il Movimento 5 Stelle giocherà ancora molto sulla forza di un leader extraparlamentare che appunto è Grillo, perché se Grillo si stanca e va via, a mio parere appunto tutto si sfarina. E queste leadership che stanno emergendo sono dei quadri intermedi che... Questo rischio io penso di sì, cioè sì, io che penso Grillo che si stanchi. Io penso di sì, che a un certo punto Grillo potrebbe stancarsi e quindi abbandonare tutto, per cui queste figure rappresentano di fatto i quadri intermedi, cioè la cinghia di trasmissione tra la base e un leader che sarà sempre fuori dal Parlamento. Quando ci si porrà il problema del candidato premier si vedrà, ma ancora lo vedo molto acerbo come discorso. Allora, prego. Sì, no, vorrei soltanto far riflettere che le democrazie che si fondano esclusivamente sulle leadership forti sono democrazie traballanti, dove una leadership, peraltro lo abbiamo visto negli ultimi 20 anni, leader fortissimi, il leaderismo era diventato un valore senza del quale un partito non esisteva, però nessuno si accorgeva che dietro il leader non c'era nessuno. Se oggi andiamo a vedere nell'altro grande partito di opposizione, grande poi, si fa per dire, perché i nostri partiti sono tra il 21 e il 25%, quando in tutta Europa i partiti che si confrontano, quello che vince e supera il 40%, quello che perde sta intorno al 30%, quindi siamo largamente al di sotto. Ma quello che accade nelle altre democrazie è che certo che c'è un leader, ci mancherebbe altro, ma è un leader contornato da gruppi dirigenti che possono all'occorrenza sostituirsi. I tedeschi hanno perso Kohl, i democratici cristiani tedeschi hanno perso Kohl e hanno trovato la Merkel, Blair è andato via e hanno trovato Brown. Voglio dire, c'è sempre un ricambio naturale. Se oggi voi guardate tutte le forze politiche, vedete che dietro al leader che si sta affermando
vedi il caso di Renzi, o si è già affermato antitamente, esce Toti con tutto il piacere e l'affetto possibile per Toti, uno si ricorda Toti. Soprattutto del reddito di Toti, perché adesso siamo preoccupati come farà guadagnare... Cioè voglio dire, si è inceppato il meccanismo, si è inceppato il meccanismo delle classi dirigenti, e sa dove lo vediamo? Nella decadenza della classe dirigente periferica. Non ci sono più i partiti che producono classe dirigente in grado di reggere le grandi città metropolitane, le grandi regioni. Cioè c'è un disfacimento, c'è una disgregazione e disarticolazione. Ma quelli prodotti finora non sono stati molto efficienti, eh? Non ho capito. Vedi nelle regioni e nei comuni. No, dicevo, nelle regioni e nei comuni, ma soprattutto nelle regioni, le classi politiche di livello locale, subnazionale, non hanno dato sfoggio di grande questo, capacità. No, no, cioè, questo sta dicendo. Alla qualità delle classi politiche, veramente ci mettiamo a piangere. Ma ha ragione, io di questo stavo parlando. Ma la qualità deve essere... Forse l'audio non funziona. Un dato solo, poi mi fermo subito. Ecco, solo un dato. Pare che nei sondaggi, insomma, stia aumentando la voglia degli italiani, la ricerca del leader forte, sta crescendo sempre di più, ma attenzione, non inteso come un dittatore, ma inteso come colui che decide, cioè che porta a casa un qualsiasi obiettivo. E certo, il tema della decisione scavalca la politica inconcludente. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, a fra poco. Allora, di nuovo in onda, vorrei però arrivare anche a Berlusconi, l'abbiamo fatto vedere ma non ne abbiamo parlato, il gesto, l'investitura di la cooptazione, investitura di Toti ieri in Sardegna, Malcolm Fagani. No, al di là della teteralità, diciamo, alla quale ci ha abituato Berlusconi, sentivo prima il direttore di Rivista Studio che oltre a fare una bellissima rivista dice delle cose lucide e... Ed effettivamente sono, diciamo, almeno 30 anni che siamo abituati a questo, quindi immagino quanto 20. Poco... 20? 20. 20. 20. Secondo una bella pagina... Pomicino rivendica il periodo... La cesura fra prima e seconda. Il dramma è che volete tornare poi tutti inseguono Berlusconi, no? Come modello ideale, adesso, al di là delle distinzioni politiche, destra, sinistra, per quanto poi, come vedi, gli affluenti tendono a collimare, no? In questi, a incontrarsi, eccetera. Però mi sembra che niente, Berlusconi in pieno stile Berlusconi, compresa la battuta sui gay, non proprio straordinaria, ecco. Può fare di meglio. Qualcuno ha detto un Berlusconi tipo Putin, c'era in qualche commento oggi sui giornali su quella frase lì. Beh, si sono già prodotti in gesti, in mitragliatrici, insomma, nei confronti di giornaliste troppo curiose. Abbiamo visto, ecco, in questo periodo. Veniamo invece al significato politico poi dell'uscita ieri di Berlusconi. Intanto ha attaccato Napolitano, Lina Palmerini, dicendo... e questo forse era meno scontato, c'era stato un assaggio, un articolo molto duro di Sallusti sul giornale di due giorni fa, però Berlusconi ha detto due cose: uno, è Napolitano che ha voluto alzare la soglia per avere il premio di maggioranza nella legge elettorale al 37% e quindi è lui che vuole aiutare i piccoli partiti, e poi ha detto anche se tornassi indietro non lo rieleggerei. Beh, certo, insomma, sappiamo che anche le valutazioni di Berlusconi sono valutazioni, diciamo, più che politiche, personali. Immagino che non abbia ottenuto da Napolitano quello che chiedeva, cioè la famosa grazia motu proprio, e quindi penso sia deluso sostanzialmente per questo, non per altre ragioni o per la questione delle soglie. Io volevo dire una cosa prima, quando si parlava ancora di Grillo, dei sondaggi, di che cos'è il movimento, eccetera. Io credo che molto dipenderà anche dalla fase, diciamo, congiunturale, non solo economica ma anche politica, perché ci sono dei momenti in cui è molto facile fare politica, cioè dei momenti in cui basta appunto essere arrabbiati, alzare toni, ed è facile. Ci sono dei momenti in cui diventa più difficile perché si devono fare delle proposte più puntuali. Quindi
anche la vicenda di Grillo è una vicenda legata a un contesto, non è legata soltanto a una strategia come a Di Battista, Di Maio, chi funziona di più. Dipenderà molto da quello che si deciderà dalla legge elettorale in poi, perché poi il grande snodo è un po' Renzi dopo la legge elettorale che cosa farà? Si va alle urne oppure decide di dare un'investitura sostanziale sul governo? Sappiamo che febbraio-marzo sono dei mesi decisivi non solo per la legge elettorale. A febbraio il governo deve decidere sulla revisione della spesa. La spending review, stiamo aspettando se Cottarelli sforna questo rapporto con questi tagli di spesa. C'è la questione delle privatizzazioni. L'hanno già messo molto in guardia sulla sanità proprio. Proprio il Sole 24 Ore ha sottolineato che ci sono 7 miliardi di spese in più per i prossimi anni. Quindi ci sono dei passaggi importanti, ma non solo per una questione di politica interna, anche perché in Europa se non rispettiamo determinati impegni, appunto la revisione della spesa e le privatizzazioni, non possiamo ottenere la cosiddetta flessibilità. Si parla di 4 miliardi e mezzo all'incirca da usare appunto per rilanciare gli investimenti o tagliare il cuneo fiscale, come si dice. Quindi direi che quello che accadrà a Grillo è l'effetto collaterale di quello che riuscirà a fare la strategia Renzi-Letta, ora d'accordo o separati, ma una decisione la devono prendere, si va alle elezioni oppure sul governo si deve decidere qualcosa di efficace, perché poi, ripeto, alta e bassa marea grillina da quello dipendono, non da altro. Ha ragione la Palmerini, perché ad oggi il governo Letta è per la segreteria Renzi un governo amico, secondo il tradizionale lessico serio dei democratici cristiani, vale a dire un governo che lo si appoggia ma nel quale non ci si identifica. Ecco perché c'è la esigenza, in questo la Palmerini diceva una cosa giusta, delle due l'una: o si decide, o Renzi decide di andare oggi alle elezioni il più rapidamente possibile, o deve assolutamente far fare un governo Letta bis, o un governo Renzi, decidesse nell'autonomia del suo partito, ma un governo che includa parte rilevante della nuova classe dirigente che ha l'onere. Lei che cosa gli consiglierebbe? Il Letta bis. Non le elezioni, il Letta bis e non lui. Ma non le elezioni, anche perché in realtà abbiamo le elezioni già europee e amministrative. Ora, ingolfare il paese con tutta una serie di schede elettorali non è mai una cosa saggia. Poi c'è questo semestre di presidenza europea che peraltro si ridurrà ad un trimestre, perché ci sono le elezioni europee, prima si faccia la commissione, eccetera. Ci saranno 3 mesi soltanto. Ma in 3 mesi, se si arriva con qualche idea, 2 o 3 idee importanti, possono essere utili. Ma la cosa più grave è di lasciare invece a bagnomaria il governo Letta, un po' azzoppato, un po' criticato, un po' con perdite di consenso, mentre il Paese ha bisogno di trovare non solo la riduzione della spesa, a me fa ridere Cottarelli, ma non per la persona, ci mancherebbe altro. Vabbè, aspetti a ridere, vediamo prima. No, io rido per un'altra cosa. Ma scusate, se un governo chiama un altro per ridurre la spesa, ma i ministri che fanno? No, ma soprattutto ieri i ministri sono quelli che dovrebbero avere e portare all'interno del settore che amministrano una riduzione di spesa. O se no sono no, più che altro i ministri si oppongono alla riduzione di spesa. Mi pare che l'atteggiamento del ministro della Sanità Lorenzin non sia stato proprio favorevole all'idea di una spending review. No, ma soprattutto sui tagli alla sanità. Posso dire che quello che mi aspetto veramente sulla revisione della spesa è che ci sia o che sia manifesto un conflitto con la burocrazia, con le alte burocrazie. Oggi su tutti i giornali si parla delle dimissioni di Mastrapasqua. Mastrapasqua è l'emblema di quello che è la burocrazia, di quanto guadagna, di quali lobby rappresenta e porta, di quali intrecci tra politica e alta burocrazia, tutte cose di cui immagino Cirino Pomicino sappia perfettamente, e anche il dubbio del perché è stato lì per così tanto tempo con così tanti incarichi.
Speriamo che, insomma, che anche questo. Sì, questa è una grande curiosità e è una domanda che poi voglio rivolgere sia a Pomicino che a Elisabetta Gualmini, questa del perché certe cose hanno una maturazione. Voglio dire, noi abbiamo fatto vedere proprio Omnibus qualche giorno fa, quando era il 2012 e c'era Lilli Gruber con Mastrapasqua, ospite di 8 e mezzo, che già gli chiedeva: ma lei come fa ad avere 25 incarichi? Poi era il 2012, siamo al 2014, quindi esatto, sono passati altri 2 anni e tutti lo sapevano. Quindi poi che cosa misteriosamente genera invece il momento fatale? Libero oggi rivendica che è stato merito loro perché hanno raccontato che non aveva la laurea. Però, insomma, non lo so se è così, se è merito di Libero. Che poi invece, la spesa pubblica però, è esattamente quella coincidenza lì di politica e alta burocrazia, cioè il motivo per cui prolifera, ma il motivo anche per cui ci si oppone ai tagli di spesa è quell'intreccio lì. Quindi anche là vediamo se... Vediamo arriva... se è così. Allora, però, prima di arrivare a Mastrapasqua, e ci voglio arrivare, ripeto, invece volevo, visto che si parlava della necessità però che anche, forse anche Letta faccia qualcosa, cioè una decisione che appartiene a tutti e due, a Renzi da una parte, a Letta dall'altra, oggi c'è un'intervista di Romano Prodi ad Aldo Cazzullo su Corriere della Sera, che dice, proprio interviene su Letta e dice: ma insomma, non abbia paura Letta, ora tenti una sortita, deve prendere delle iniziative anche contestate senza il timore di mettersi in una controversia. E poi dice, vabbè, che la Germania la fa da padrone, e poi racconta naturalmente alcuni passaggi della fase in cui dei famosi pugnalatori 101 della sua candidatura. Allora, volevo sapere da Sarika appunto anche la figura di Letta, se è anche Letta che deve fare qualcosa e che cosa può fare però. Ma insomma, che Letta debba fare qualcosa credo che sia ovvio e banale, il Presidente del Consiglio, quindi ci aspettiamo tutti che questo governo faccia qualcosa. Ha effettivamente fatto pochissimo e le poche cose che ha fatto non le ha comunicate bene, per cui non si può che dare ragione a Romano Prodi quando gli dice a Letta di fare qualcosa, perché in questo momento qui credo che la mediazione continua, il tentativo continuo di portare avanti un progetto tanto per portarlo avanti o comunque di comunicarlo così sia assolutamente perdente, per cui credo che Letta debba fare qualcosa, non ti so dire se lo farà o meno, ecco. E che cosa potrà decidere? Poi mi sembra però che c'è una decisione da prendere, sei d'accordo con l'analisi sia di Elena Palmerini che di Cirino Pomicino? Certo. Che però anche, cioè, una decisione va presa adesso, ammesso che riescano poi a fare veramente la legge elettorale. Sì, è verissimo, un Letta bis, un rimpasto, uno scatto, un qualcosa. Il punto però, insisto, è cosa, per fare cosa, per fare che. Allora, credo sia molto più importante capire cosa succede a livello del famoso patto di coalizione, che punti ci mettiamo dentro, cosa effettivamente riusciamo a fare che accompagni il percorso, tra virgolette, istituzionale e costituzionale inaugurato con la legge elettorale, poi le altre due riforme che dovrebbero esserci attaccate. Cosa fa contemporaneamente questo il governo dal punto di vista appunto del governare? Quindi sicuramente uno scatto va fatto, ci sarà un rimpasto, ci sarà un letavì, ci sarà qualcosa. Però io credo che veramente mai come adesso importante sia i contenuti e il cosa. Cosa vuoi fare nel prossimo anno? Perché è tutto lì il punto. Un Letta bis che rifaccia quello che ha fatto Letta 1? Boh. Serve? Non lo so, ecco, credo che in questo senso la domanda di Renzi, cioè noi appoggiamo il governo, siamo il governo, siamo con Enrico, se Enrico fa qualcosa sia più che mai, insomma... Però ecco, però se è vera... Rosa, non è l'amico che sta, lo guardiamo con attenzione e con amicizia, professore, ha ragione in quello che lei dice, però il segretario del partito, il partito di maggioranza relativa, il cui vice segretario è diventato presidente del Consiglio, deve anche suggerire cosa fare, deve anche corroborare a far sì, certo, che quel governo abbia una squadra forte. E devo dire io che cosa avrei visto, cosa ho visto. I presidenti del Consiglio che erano tenuti a bagnomaria, che erano gli stessi presidenti del Consiglio, che andavano dal segretario del partito e dicevano: delle due l'una, o ci si rinforza il governo con uomini che decidiamo insieme, o diversamente vieni tu a fare il presidente del Consiglio, io rivado al partito. Ecco, ma Letta dovrebbe dire questo. Letta dovrebbe dire questo e dovrebbe mettersi sulle spalle, nell'interesse del Paese, questa
posizione chiarissima nei riguardi di un partito con una segreteria giovane che dà, cioè deve poter dire altrimenti me ne vado, perché se no questo è il punto. Elisabetta Gualmini. Sì, ma dunque io ho una visione un po' diversa, nel senso che penso che questo governo appunto delle piccole intese in realtà stia dando quello che può dare, cioè ci sono dei vincoli strutturali per cui nemmeno Goldrake, per fare una citazione renziana, a capo di un governo così debole riesce a impacchettare tutte, tra l'altro, queste riforme epocali che aspettiamo da 30 anni, nel senso che questo è ormai il governo della minoranza bersaniana e dei transfughi di Berlusconi. Quando tutti i leader che hanno i voti o che sembrano avere più consenso popolare sono fuori e completamente esclusi. Quindi in questa condizione siamo sicuri che un Letta bis riuscirà veramente a stravolgere completamente il ritmo che abbiamo visto sino ad ora? Non lo so. Dall'altro lato è del tutto evidente che a Renzi non conviene minimamente entrare senza un forte mandato popolare, cioè sarebbe la sua negazione, la negazione di tutto quello che ha detto finora. È chiaro che Renzi vuole tenersi le mani libere, perché così può, se il governo fa, dire che è lui che da fuori pungola, se invece il governo non fa può sempre dire che non è colpa sua. Quindi io personalmente, ma questa è una mia opinione del tutto personale, non vedo perché dopo la legge elettorale, se ci arriviamo, non si possa tornare alle urne. Se invece c'è un accordo così stringente per cui si riesce a dare l'impressione che veramente si fanno le altre due riforme, allora tanto di cappello. Ecco, vorrei anche dire un'altra cosa. Certamente c'è il semestre europeo e si è detto bene in studio, saranno 3 mesi, perché dopo le elezioni ci sarà un periodo di aggiustamento molto lungo. Insomma, ricordo che nel 96, se non erro, arrivò Prodi in pieno semestre europeo dopo Dini, insomma, proprio perché forse ci sarà la ripresa economica, proprio perché avremo delle chance, ci vogliono dei governi fortemente legittimati. E non è colpa di Letta, ripeto, perché Letta è un leader che sicuramente avrà, voglio dire, un futuro assolutamente brillante dentro al PD. È colpa della formula politica. Non si può chiedere ad una bicicletta, lo dico sempre, di fare la Ferrari. Sì, ma il problema è che tutta questa discussione è virtuale, nel senso che sono 2 o 3 tornate elettorali, adesso Paolo Pomicino può essere sicuramente più preciso, che abbiamo governi che non sono votati da nessuno, quindi non so se Letta sarà mai macchina o se continuerà a essere bicicletta o se rimarrà triciclo come ha dimostrato di essere, insomma, in questo primo anno, ma il Letta bis non serve veramente a nessuno, se non forse a Grillo a passare dal 10% che sentivo pronosticare prima al 30%. No, al 23% prima, il 23%, diceva la Gualmini. Quindi sì, non è stato eletto, è frutto di un risultato elettorale, di questa palude nella quale francamente nessuno crede a quel che si dice, nessuno crede a una reale evoluzione del quadro politico, nessuno crede che non siano altri a eterodirigere la contestuale miseria italiana. Però posso dire, Malcolm, questo è vero, però fino a quando non c'era una legge elettorale, anche tutto questo meccanismo non si poteva smontare. C'era il Parlamento, scusami, c'erano PD, PDL, eccetera, eccetera, perché non hanno fatto nulla? Sembra un po' pretestuoso adesso, sì. No? Sì, è questo il punto, però i leader poi per andare alle elezioni o comunque per porre il problema, elezioni o governo, devono avere in mano uno strumento, un'arma, che è una legge elettorale che, insomma, garantisca che possano governare, questo è il punto. Io sono convinta che Renzi abbia tenuto fino adesso il governo così in appeso, sotto pressione, proprio per ottenere la legge elettorale. Cioè il suo ricatto, del resto è stato chiarissimo, l'ha anche detto, insomma, chiamiamo ricatto in un altro modo, insomma, legge elettorale oppure si va al voto. Questo il rinvio è stato del patto di coalizione il rinvio dopo del la legge patto elettorale. Di coalizione, lì il vero braccio di ferro tra Letta e Renzi è stato proprio sull'agenda, cioè cosa mettere prima, il rimpasso, il rilancio del programma di governo oppure la legge elettorale, un braccio di ferro che ha vinto Renzi perché ha messo prima la legge elettorale e poi la decisione dei destini del governo. Però questa decisione Renzi la dovrà prendere. Ora
non so se la legge elettorale sarà votata, andrà bene, eccetera. Ma tu pensi che lui potrebbe andare a Palazzo Chigi? C'è questa ipotesi, cioè che anche dal Quirinale potrebbero valutare l'ipotesi di un cambiamento di questo tipo, oppure, come diceva la professoressa Gualmini, però come valutazione politica non è coerente con il tipo di percorso? No, io questo sono d'accordo con la Gualmini, non è coerente con quello che ha sempre detto Renzi. Però potrebbe accadere? Potrebbe accadere magari dopo il voto europeo, a fronte di un grande successo del Partito Democratico, potrebbe anche accadere. Del resto, ripeto, Renzi deve scegliere, o si va al voto, cioè dopo questo passaggio della legge elettorale, o si va al voto o decide cosa fare del governo, perché tirarla avanti per un anno facendo quello che ha fatto fino adesso, un po' sì, un po' no, un po' tira le orecchie, un po' dice faccio io, non funziona, è una strategia che lo danneggia. Anche qui ha ragione la Palmerini, però le devo dire, lo dico alla professoressa, che ha parlato giustamente della convenienza di Renzi, della convenienza di Letta. Il dramma di questo paese è che ormai la dirigenza politica, che non può non avere anche riguardo alle convenienze personali e di partito, ma ciò che smarrisce è che non c'è la convenienza del paese. Cioè nessuno regola i propri comportamenti in ordine a ciò che il paese ha bisogno in quel momento. Ed è un dato drammatico, perché vede, la politica è fatta di battaglie, di guerre, di ambizioni personali, ci mancherebbe altro, ma c'è sempre al centro, almeno della politica alta, l'interesse del paese. L'interesse del paese è di avere un governo forte. Peraltro lo si può fare attraverso Letta, attraverso Renzi. Credo che poi il paese alla fin fine, oggi con il grande successo anche di votazioni alle primarie di Renzi, c'è una sorta di investitura popolare. Se Renzi crede che in realtà può essere oggi un governo utile per il paese, un governo a sua guida, lo faccia, ma lo faccia questa, in maniera molto precisa. Ma è una trappola sarica questa, o queste no, sirene che si sentono? Però il punto è questo: se vogliamo il governo forte che faccia le cose nell'interesse del paese, si fa la riforma elettorale e poi si va a votare. Cioè non riesco a capire come si possa fare. Mi faccia la simulazione, mi perdoni. Se no, andiamo a votare, mi dice che cosa accade? Cortesemente. Io lo so, e lo sa anche lei meglio di me perché è un esperto del settore. Però che cosa accade? Lui è il direttore di una rivista. Non è un esperto di sondaggi. Di grande attenzione politica, quindi ci mancherebbe altro. Però voglio dire, subito dopo le elezioni, professore, accadrà un governo Renzi, è vero, irrobustito dalla sua squadra. Ho capito. Ma se questo vince, già lo sappiamo. Se allora, vince, dato vero che il paese oggi ha bisogno di un governo importante e capace di realizzarlo. Sì, ma il governo importante e capace di fare l'interesse del paese adesso non lo possiamo tenere non passando dal voto. Cioè l'idea che dopo 2-3 anni si possa andare avanti a cercare governi forti nell'interesse del paese che non passino dal voto. Anche questo, non mi perdoni, oltretutto il voto di liste bloccate, io non voglio entrare nella nuova legge elettorale. Voglio entrare come pronostico, però, nella legge elettorale, se ce la fa, ce la fa. La legge elettorale. Grazie anche a Grillo, perché secondo me poi tutta questa... Ce la fa. E ce la fa, ma insomma, prima dicevamo, nella discussione delle pregiudiziali di costituzionalità, io mi sono domandato, e ho domandato perché mi lascia perplesso, che il Movimento 5 Stelle se n'è andato. Per cui le mozioni di incostituzionalità hanno avuto, credo, 150 voti a fronte dei 130 che tenevano sulla carta. Sì, però sugli emendamenti, ieri Giarrusso per esempio ci ha detto che sugli emendamenti sicuramente giocheranno la partita parlamentare. Ci sarà probabilmente un accordo, tanto è vero il 35 al 37 e la norma salvalegge, sono emendamenti che devono ancora essere predisposti e presentati. Naturalmente ci può essere e può accadere, e sarebbe utile che accadesse,
che non ci facesse, come si suol dire popolarmente, a chi figlio e chi figliastro, nel senso che non si possono fare le norme che consentono a questo sì e a quell'altro no, perché siamo davanti veramente a uno sfacelo istituzionale che mal si addice. Quindi se si salva la Lega si salva pure qualcun altro, pure Alfano, salva Lega, salva Alfano, insomma tutti, voglio dire. Però si fa, la legge elettorale arriva al dunque e quindi arriverà ad essere uno strumento nelle condizioni per andare alle elezioni. Però andare alle elezioni oggi significa rinviare di 7-8 mesi quello che in realtà bisognerebbe fare domani. E poi c'è anche l'abolizione del Senato. Torniamo a Letta e non a Renzi. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, però poi io vorrei tornare anche dalla professoressa Gualmini per il pronostico, da tutti, lo vorrei sentire da tutti, sulle sorti della legge elettorale. A fra poco. Quanto c'è? Allora, di nuovo in studio e stavamo facendo pronostici sull'esito della legge elettorale, pronostici politici naturalmente, quindi adesso non voglio sminuire, chiedendo il contributo di Elisabetta Gualmini, non so se il conforto sul fatto che possa vedere la luce una legge elettorale, perché poi naturalmente è anche molto contestata, e in effetti questo nodo politico dei nominati, anche se con le liste corte, delle preferenze, o di trovare un altro modo per superare l'impasse dei nominati, che era anche il vero tema popolare, dell'antipatia popolare per questa legge, questo è un po', resta lì, insomma, diciamo, anche come un'ombra politica, no? Ma io penso che l'accordo verrà portato a termine e quindi che la legge elettorale in qualche modo si farà. Cioè, se arriva un testo blindato e comunque approvato dalla Camera, penso che andrà avanti anche al Senato, per cui potrebbe davvero essere la volta buona. E mi sembra, nelle condizioni date, nel contesto in cui siamo, un accordo assolutamente ragionevole. È stato ragionevole alzare la soglia al 37%, così come forse abbassare lo sbarramento al 4,5%. Ma io personalmente penso che l'anomalia siano le preferenze e non le liste bloccate corte che ci sono in Germania, ci sono in Spagna, ci sono in Svezia, ci sono praticamente in moltissimi paesi europei, e tra l'altro c'è stata anche una sentenza della Corte dei diritti umani europea in cui si diceva che in verità il sistema è assolutamente legittimo, perché a quel punto in circoscrizioni piccole gli elettori possono riconoscere, vedere scritti 4, 5 o 6 massimo candidati e quindi avere un rapporto un po' più diretto. È evidente che l'optimum sarebbe stato, a mio parere, il collegio uninominale, poiché su questa cosa non c'era l'accordo delle principali forze politiche, liste bloccate corte secondo me vanno bene. Ricordiamoci che sulle preferenze c'è stato un referendum popolare, che le preferenze si portano comunque dietro, insomma, anche un indotto talvolta clientelare che certamente va preso in considerazione. Le preferenze aumentano le lotte fratricide dentro alla forza politica e non tra le forze politiche. Per cui questa legge è un buon compromesso. Chi oggi grida alla esigenza di mettere le preferenze, temo che voglia stringere l'occhio appunto ai cittadini e così ad una misura forse popolare, ma che in verità non le voglia veramente. Posso dire una cosa? Prego. Chi oggi parla a favore delle preferenze, e io non avevo mai sentito farlo prima, sono quelli che sono passati in minoranza nei partiti, punto, perché la questione delle preferenze, uno agita la scelta dei cittadini, ma in realtà sono quelli finiti nei partiti in minoranza, quindi che non vogliono soggiacere magari a un diktat del segretario, hanno paura di essere marginalizzati. Non è una battaglia per i cittadini dal mio punto di vista, è una battaglia tutta interna, una lotta di potere nei partiti. Io sulle preferenze vorrei dire solo una cosa. Che a lei piacciono? No, cioè, a me piacciono. A lei piacciono, è evidente. No, l'ho sempre vissuta così, la vita politica, quindi consuetudo altera natura est, l'abitudine è un'altra natura, come si suol dire. Ma c'è un altro dato però, che quando, e vorrei che ridesse anche la professoressa Gualmini, perché professoressa, chi
sostiene di non fare le preferenze, però le vuole fare nelle cosiddette primarie, per cui io posso votare il candidato, ma poi una volta che il candidato è indicato dal partito non lo posso più votare. Ora, siccome le primarie le fanno una minoranza, siamo nella logica di una minoranza e vorrei pregare la professoressa Gualmini, per la sua autorevolezza personale e per quella dell'istituto che dirige, di porsi un problema. Siccome ha fatto una comparazione europea, io ho un giudizio non positivo di questa legge, perché per la prima volta, per la seconda volta, la prima volta fu Acerbo, per la seconda volta si definisce per legge che sempre e comunque la guida di questo paese deve essere affidata ad una minoranza. Ora, in tutte le democrazie europee, nei sistemi elettorali c'è un elemento maggioritario. I tedeschi hanno la soglia di accesso, gli spagnoli hanno le circoscrizioni piccole, gli inglesi hanno il collegio uninominale. Noi li abbiamo messi tutti, non potendo mettere il collegio uninominale gli abbiamo messo addirittura un premio del 15%, che sarebbe ragionevole secondo quello che ho capito. Beh, però uno può pure appunto prendere più voti, non è Beh, che, no, no, certo, non è infatti, che c'è qualcosa che... Mussolini così l'ha presa, infatti, l'ho presa più voti, però siccome oggi noi abbiamo partite che sono dal 21 al 25 al 30%, invece di andare come avviene in tutte le democrazie europee, le maggioranze nelle democrazie parlamentari, signora, si formano in Parlamento e in Parlamento si formano e si disfano. Se invece le vogliamo mettere a formarsi prima, in Germania, in Austria, dovunque, si votano i partiti, non le coalizioni. Allora la domanda che io faccio, ecco, se mi permette l'impudenza, se vorrei potergli dare un compito a casa, io non sono niente e nessuno, e quindi non mi chiami occhi rivolti, impudente, ma gli occhi rivolti in alto, perché è lo schermo, altrimenti sembra una preghiera. È una preghiera, se in realtà noi abbiamo trovato il santo graal per governare una società moderna e inquieta come quella italiana, o siamo in un'anomalia in Europa. Io starò ai risultati che l'Istituto Cattaneo dovesse, facendo una ricerca, dovesse poi pronunciare la propria opinione. Ma quindi può rispondere, però una risposta sintetica subito la possiamo dare o bisogna aspettare la ricerca del Cattaneo? Ma questi studi ci sono già tutti. Eccolo, è una mia ignoranza. Quindi... Questi studi ci sono già, quindi sono visioni diverse. Io ritengo che la democrazia dell'alternanza richieda accordi molto chiari fatti prima di entrare in Parlamento. Non ho una visione proporzionalista per cui bisogna... La Germania è una cultura politica, è un'organizzazione dei partiti e una minore frammentazione rispetto al caso italiano. Vedi quindi la Spagna, per esempio. Io vedo come una sciagura l'idea che si debbano formare le maggioranze dopo il voto, cioè ripiomberemo assolutamente nella prima repubblica e nell'incapacità di decidere. Ma noi siamo il male, lasci perdere, l'abbiamo già deciso. Di andare verso. Noi l'abbiamo già deciso, professoressa, la prima repubblica è il male, abbiamo capito questo, ma lo abbiamo già deciso. Voglio capire se il male è anche la democrazia spagnola, comunque, con la democrazia elettorale... inglese. La democrazia inglese hanno fatto le coalizioni dopo il voto, mica prima del voto. La democrazia austriaca, quella tedesca. Ho capito. Siamo no, tutti però un momento. Comunque, questo sistema è un buon sistema perché consente di andare verso due aggregazioni, anche sotto forma di coalizioni, che si confrontano tra di loro e quindi si preserva un appunto meccanismo di tipo bipolare e non bipartitico, e il premio serve per poter assegnare una migliore governabilità. Poi è chiaro, sono due visioni... verranno ridisegnate. Certo, cioè, quindi, sono due visioni opposte, evidentemente. È la stessa opinione dell'onorevole Acerbo del 1924. Sì, posso dire? Ma no, è così, ragazzi. Però così. Posso dire una cosa? Cioè, allora, quello che non funziona è anche quello che si produrrebbe in Parlamento. Lei dice si formano in Parlamento le maggioranze, ma se poi ci si trova che il PD deve fare un'alleanza con Berlusconi o con Grillo, è una cosa che non va bene al Paese, cioè al di là di tutte le teorie che possiamo fare, è una cosa che
non è più accettata dal paese, ecco, che posso... in tutti i sondaggi, giusti o sbagliati, ma insomma, risulta una cosa evidente, che gli italiani vogliono il bipolarismo e addirittura il bipartitismo, quindi ecco, serve un sistema elettorale che diciamo aiuti, allora, visto io, che siamo un'anomalia europea, io sono d'accordo con lei, siamo un'anomalia europea, ma per il discorso che ci facevamo prima, perché i partiti non hanno più le strutture di prima, perché riescono... Il bipolarismo riescono... esiste dovunque e dovunque, però hanno nomi precisi. In Germania ci sono socialisti e democristiani, in Inghilterra conservatori e laburisti, in Spagna sempre socialisti e democristiani, hanno un nome comprensibile e identitario. Il dato vero però, voglio rappresentare alla Palmerini, è un altro aspetto grave. In una società un governo di minoranza andrà a fare devastazioni. Voglio ricordare un solo episodio. Negli anni Ottanta l'elemento, lo scontro più forte, quale fu? Quello sul punto unico della scala mobile. Sì. Il governo dell'epoca era maggioranza nel Parlamento e maggioranza nel Paese. Andammo al referendum e vincemmo. Negli anni 2000, 2005, 2004, il governo Berlusconi, maggioranza in Parlamento e minoranza nel Paese, andò al referendum sulle riforme istituzionali che aveva fatto. Essendo maggioranza in Parlamento e minoranza del Paese, perse il referendum. Questo voglio dire... che la società italiana non può essere, come tutte le società moderne, non possono essere governate nelle democrazie parlamentari con una minoranza. Ecco, questo voglio dire. E poi purtroppo abbiamo una crisi politica, beh, è ovvio che fino a quando non avremo grandi partiti di massa, quella crisi o la gestiamo politicamente o se pensiamo di risolverla con un premio di maggioranza siamo fuori dalla logica. Mi piacerebbe sentire Sariga su questo tema. Io la penso assolutamente come la professoressa Gualmini, credo che sia un impianto più che ragionevole quello verso cui stiamo andando. Dal punto poi di vista della politica pura, tutte le osservazioni di Pomicino sono assolutamente legittime e in parte anche ragionevole, però se poi partiamo dal dato di cosa non ha funzionato in Italia, cioè il deficit di assunzione di responsabilità, l'impossibilità di uscire dalla palude, il bisogno urgente di fare delle cose, credo che questo impianto sia più che ragionevole e credo che se la legge va in porto, come insomma sembra a tutti, Matteo Renzi sia riuscito in un'impresa non riuscita prima a nessuno. Conservate questa registrazione però, perché di qui a due anni ci invitate e vedremo che cosa chi aveva ragione. Però io volevo dire una cosa a Pomicino, perché naturalmente questo è irresistibile. Allora, c'è stata la conversione al bipolarismo di Pier Ferdinando Casini ieri in un'intervista a Repubblica. Il dito nella piaga, però dobbiamo mettere, perché insomma Pier Ferdinando Casini che dice no, il terzo polo ormai basta, il sogno neocentrista di cui si è parlato per anni e anni e anni, perché alla fine il terzo polo è il Movimento 5 Stelle, quindi mi arrendo, e che fa? Sembra tornare da Berlusconi. E infatti, ma è così. Casini ha l'abilità di fare ogni legislatura un errore. Lo ha fatto all'epoca e adesso ne fa un altro uguale e contrario. E la cosa che più mi dispiace, perché poi un amico carissimo, ma sono 31 anni che sta nel Parlamento, 31 anni che sta in Parlamento. È stato presidente dell'Internazionale Democristiana fino a un anno fa. Insomma, che un presidente dell'Internazionale Democristiana dica che il cattolicesimo politico può essere al governo di tantissimi paesi in Europa, il centro Europa, la Spagna e tantissimi altri, e non può invece ripresentarsi come forza, non come terzo popolo, ma come forza aggregante, come lo è stata in molti anni della nostra Repubblica, mi sembra un errore. Ora, la sua preoccupazione è primum vivere. Allora, c'ha le elezioni europee, non sa come fare, c'è il 4% del limite, c'è il 2% nei sondaggi, 2,2, 2,3, quindi va a chiedere aiuto e asilo politico nelle liste di Forza Italia, probabilmente, insieme alla destra di Storaci oppure alla destra dei Fratelli d'Italia. Mancano ormai le sorelle Berlusconi, lo accoglierà Lina Palmerini. Berlusconi forse insomma si è sentito rassicurato, Casini, perché anche nelle immagini che abbiamo visto prima Berlusconi ha detto che lui non ha mai rottamato nessuno in 50 anni di carriera, quindi immagino ha rottamato il paese, però questo è secondario, questo d'accordo.
Quindi insomma la spinta all'aggregazione deriva anche dalla legge elettorale, da come si stanno mettendo le cose in Parlamento, ovviamente. Allora, invece volevo chiedere anche a... No, niente, in questa intervista si dice che Casini afferma che ha parlato con Renzi e che non vuole mettere i bastoni tra le ruote e che si sono intesi. E però cioè, se questo è lo spettro futuribile della politica italiana, altro che 12%. Scherzi a parte. No, poi si sono però intesi, però poi in realtà... No, però ma voglio su dire che cosa? È proprio... Non ho capito su che cosa. Appunto, anche il lettore non riesce a capire, in virtù di un'estrazione comunitaria che va sotto l'ombrello di un termine generale come politica. Entrambi sono politici e quindi... sono in qualche modo affini, fratelli e... No, forse appunto poi lui motiva con Renzi, ha detto che il PD entrerà nel Partito Socialista Europeo e quindi poi... Comunque è grottesco, scusami, è grottesco. Sentiamo sempre tutta la storia dalla A alla Z, sentiamo tutto il contrario di tutto, dopodiché dopo 10 anni le persone cambiano idee, che per carità, no, conosciamo tutti la nota teoria sulla coerenza e l'imbecillità, però voglio dire c'è anche un limite a quello che lo stomaco può sopportare. Sì. Posso invece, non a proposito stomaco, però una domanda su Mastrapasqua a Cirino Pomicino, che ha passato una vita nella politica e conosce l'alta burocrazia. Come mai proprio adesso salta Mastrapasqua? No, ma come mai? No, la domanda, se mi consente la Palmerini, deve essere fatta un po' negli anni precedenti. Come mai si consente a un presidente dell'INPS di avere 29, 25, 22, non lo so, quanti incarichi. E io l'ho chiesto e lui mi ha detto, ma io sto nell'ambito della legge, più non è un problema di legge, è un problema di opportunità politiche. Io cito un altro caso. Infatti per farlo dimettere hanno dovuto fare una modifica della legge che sarebbe... Ma questo che poi è un disegno di ma legge. Ma noi siamo anche nella decadenza legislativa. Noi nella legge di stabilità c'è un articolo per il quale... con un articolo di legge si consente che la protezione civile utilizzi ai fini degli alluvionati in Sardegna locali che erano in carico al Ministero di Grazia e Giustizia. Cioè non c'è più l'alta amministrazione, non c'è il concetto dell'alta amministrazione. Allora il dato vero non è un problema di carattere politico. Io faccio un esempio. La più grande società a controllo pubblico qual è? L'ENI. Bene, il mio amico Paolo Scarone, con tutto l'affetto che ho nei suoi confronti, non può essere il presidente dell'ENI e poi stare nel board delle assicurazioni generali di una delle grandi multinazionali. Allora è così, ma è così negli ultimi quindi 20 anni. Quindi la legge... era solo Mattei, punto. La legge dovrebbe colpire anche questo doppio incarico di Scaroni, pertanto, legge, questo disegno di legge, quando sarà approvato? Se mai sarà approvato, adesso non è un decreto, esattamente. Se è questo, se mai sarà approvato, dovrebbe impedire anche questo. Però io, proprio per questo tema, visto che abbiamo parlato di queste dimissioni di Mastrapasqua, ma aprono questa grande partita delle nomine, Cirino Pomicino? Aprono, ci sono delle scadenze importanti nelle grandi società pubbliche o a controllo pubblico o partecipate dal pubblico, che giustamente il governo e la politica deve assumersi la responsabilità di indicare chi li guida. Perché sono società a controllo pubblico. Ma che aria tira? Tira l'aria di un cambiamento di nomi, di secondo lei? Qui chiediamo a lei perché è quello di, insomma, sì, di nomi. Io capisco benissimo, ma insomma, siccome non mi pare che in giro ci siano Einaudi, Mattei o quant'altro, cercheranno di trovare nella saggezza che ci è dato dalla stagione che viviamo, cercheranno di trovare personaggi che diano continuità all'azione delle società senza, come dire, ma Renzi, consolidare. Ma secondo lei deve dare un impulso, cioè deve entrare in questa... Ma deve, certo, il capo del primo partito. Il segretario entrerà. Io questo lo vorrei chiedere a Elisabetta Gualmini. Renzi deve. E la ma partita delle nomine. Non c'è bisogno di sollecitarlo. Lo sa già, dice lei. Professoressa Gualmini... Sì.
Certamente il segretario del partito più grande oggi in Italia deve dare dei segnali assolutamente chiari e mettere dentro alle iniziative che adesso sta prendendo anche questo problema. Cioè, qui siamo davanti all'ennesimo caso di rapporto malato tra politica e amministrazione. La politica, nel momento in cui ha nominato Mastrapasqua ad altri top manager, penso che sapesse che ci fossero altri incarichi all'attivo e che quindi era una questione assolutamente di opportunità politica, se non di norme. Quindi bisogna che le nomine siano fatte sulla base di requisiti e criteri certificati, che le competenze dei top manager e dei dirigenti siano sempre più armonizzate anche a livello europeo, dove si parla proprio di certificazione delle competenze dirigenziali, e che la politica cambi atteggiamento, cioè non lottizzi ma nomini persone che hanno dei requisiti trasparenti e proprio cristallini per poter andare a svolgere questi incarichi. Questa è una storia davvero incredibile. E questa naturalmente la verifica arriverà a breve, perché le nomine saranno tra aprile e maggio, però volevo chiudere proprio con 30 secondi con Malcolm Pagani, perché oggi c'è Scalfari che dice: sono due giorni che il Fatto Quotidiano pubblica dei pezzi, diciamo, che vanno così a scandagliare il sistema Renzi, il finanziamento, sono dei pezzi ostili, insomma, e allora dice: mi è diventato simpatico Renzi da quando il Fatto Quotidiano fa così, c'è un cambio. Non ho l'autorità per rispondere a Scalfari, noto che c'è una certa ossessione nell'editoriale domenicale, una volta nei confronti di Travaglio, una volta nei confronti del giornale, un'altra volta nei confronti del giornale, senza nominare il giornale. E il giornale da lui fondato fa un po' quello che vuole. L'episodio raccontato si dimostra che dal male nasce anche il bene, come vede. Adesso Scalfari abbraccia Renzi. Mi fai dire una cosa rapidissima sulla meravigliosa dialettica di Pomicino. Pomicino ha detto delle cose pesantissime, ma come vedi c'è una differenza proprio quasi antropologica rispetto ai coevi, e dice sempre: premetto che quello è un caro amico, e poi giù a cascata. Poi dice che se il Movimento 5 Stelle facesse una premessa è un caro amico a scuola di Pomicino. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Domani Omnibus torna con Andrea Pancani. Buona domenica a tutti.